e vedi, allora, per fare gli auguri al nostro anzione. Enzo Apicella, dovete sapere perché è una notizia sensazionale, una notizia spaziale, oggi festeggia i suoi primi 90 anni. Quindi al nostro anzione gli inviamo, come ben sapete, che trend su RSET, noi gli inviamo tutte le nostre migliori buone pesche da parte degli autori, da parte dei commentatori, da parte di tutti i suoi amici che ci hanno un po' delegato. Dovete sapere che ieri sera mi hanno telefonato in un mucchio, meglio questo o quell'altro, mi hanno detto che bisogna fare qualcosa di spaziale, questo o quell'altro, uno pensa a questo, pensa a quell'altro, riunioni fiume, in tutte le parti del mondo, perché sapete che RSET è globale. Insomma, poi alla fine ho detto, senti, fratello Maghetto, fai un bel video, fai una cosa un po' emozionante, insomma, festeggia i suoi primi 90 anni. Sappiamo che il nostro Enzone ha dei programmi, cioè, dovete sapere che Enzone è un ragazzaccio, ve l'ho già detto. Allora, Enzone nei suoi prossimi progetti, nei suoi prossimi 90 anni, lui ha già organizzato tutto, cioè, già tutto scritto, dovete sapere. Allora, prossimamente ve lo leggo perché sono belle notizie, sono cose ufficiali, ovvero sia, trullalero trullalà, il nostro Enzone esce con un suo libro che si chiama Senza Censura. È un libro dove ci sono 176 vignette inedite, che sta arrivando in tutta Italia. Il volume è per le edizioni Sotto il Vulcano, e poi da un'altra casa editrice viene distribuito in Germania, Austria, Svizzera e quindi anche in Italia. Sarà sul territorio, ci sarà una roadmap, non so come si chiama, questo roadshow, queste faccende, insomma, un po' così. E quindi dal prossimo 30 giugno il libro verrà presentato in tutto il mondo. Diciamo, sapete che Enzone è a Londra perché ci sta ascoltando in questo momento, e quindi noi sappiamo che ha dei grandissimi progetti per i suoi prossimi 90 anni. E quindi, che dire, Enzone, che ti vogliamo bene, c'è niente da fare. Tutti i giorni vi ci manda la sua vignetta, tutti i giorni ci emoziona e tutti i giorni partecipa a questa bellissima navigazione in rete. Quindi, concludendo, riassumendo, rimettiamo la musichetta. Al nostro Enzone gli diciamo nuovamente buone pesche. Buone pesche per i suoi prossimi 90 anni. Che però ci tenga informati alla redazione, tutti i suoi progetti. Dopo il libro cosa fa? Perché sappiamo che, insomma, sapete che Enzone, insomma, è un ragazzaccio, voglio dire. Non è uno capitato per caso, eh? Poi dentro al posto dove vedete questo video ci sarà alcuni link, perché molti non sanno la vera storia di Enzo Apicella, perché il nostro Enzone, dovete sapere, che ha cambiato le notti a Londra. Vi lascio curiosi, leggerete la sua storia. Dove dentro ci sono anche i Beatles, Rolling Stone, eccetera, eccetera, andremo qua a scoprire. E vi metterò anche il link di questa nuova pagina dove c'è, insomma, la comunicazione per l'uscita di questo libro di cui vi ho parlato, giusto così diventate amici di Enzone, diventate amici dell'editore, vi aggiungete a RSET, gli fate gli auguri, giusto? Mi raccomando, però, auguri di buone pesche. Allora, Enzone, e ciao, sappi che noi tutti i giorni, quando arriva la tua vignetta, insomma, ci emozioniamo un po'. Ragazzi, qua c'è un caldo da morire. Allora, con la redazione ho detto, ma non possiamo alzare un po' un attimo, perché il ventilatore, questo colato, l'aria condizionata centralizzata, ma dove la diamo uno strumento, è un po' un attimo debole, comunque dire, è tecnologicamente efficace. Quindi guardate cosa mi hanno dato, ragazzi. Quindi, concludendo, Enzone, buone
Buone pesche da tutti noi di Reset, di FB, della Rete, da Londra, da Roma, perché lì si spostano tutto il mondo, che mi ha delegato a fare questo messaggio di buon compleanno. Ciao a tutti, ciao Enzone e ciao a tutti ovunque voi siate. E ciao ragazzi, ciao! E ciao, adesso vedo, se no si chiude, mi arrabbio.